Prima di proseguire è giusto precisare che le parti parlate di questo video sono state registrate in situazioni difficili, vento, rumore di fondo dovuto ai torrenti, eccetera. Circostanze, insomma, in cui normalmente non registrerei la mia voce, ma che in questo caso ho fatto per testare la bontà di un nuovo microfono. Ciao a tutti, ci troviamo ad Alagna Valsesia e in questi due giorni farò un po' di camminate in questa vallata del Piemonte che assolutamente non conoscevo. Oggi ci troviamo in Val d'Otro, questa alle mie spalle è la cascata d'Otro, ma questo video servirà anche per testare questo piccolo microfonino che è fornito nel kit Lark 150 Duo. Uscirà una recensione molto approfondita sul mio blog, ma voglio sfruttare anche questa occasione per fare un po' di registrazioni così in montagna. Quindi da questo punto in avanti qua sotto nel video ci sarà un timestamp per capire quando parlo semplicemente di luoghi e passeggiate che sto facendo e quando faccio dei commenti anche sul microfono. In questo modo potete scegliere voi cosa guardare. Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight. I can smell the shore, it's right in front of us. Primo pezzo del sentiero del 203, abbastanza in piedi. La partenza è proprio al centro del paese di Alagna. Si iniziano a seguire le viuzze sopra le case e poi si inizia a salire abbastanza decisi in mezzo al bosco con una serie di gradoni di roccia. Una volta arrivati alla deviazione della cascata si può deviare qua a sinistra per vedere appunto la cascatella e poi si prosegue dritti. Più avanti il 203 devia leggermente a destra mentre un tratto alternativo si mantiene sulla sinistra verso il torrente. Si può salire da uno e scendere dall'altro anche se la via più consigliata è appunto quella del 203 che è considerato il sentiero principale, l'altro non ha nemmeno un numero. Lo stesso video lo faccio invece anche con i microfoni interni della XC3 giusto per capire le differenze. Quindi Val d'Otro, stiamo salendo sul sentiero 203, qui c'è la deviazione per la cascata, più avanti il 203 devia a destra mentre un tratto alternativo si mantiene verso il fiumicello sulla sinistra. Si può salire da uno e scendere dall'altro anche se dei passanti ci hanno detto che effettivamente il 203 è sempre solo gradone di roccia. Il sentiero alternativo invece è prevalentemente di terra, quindi forse è un pelo più piacevole da percorrere. Il sentiero 203 prosegue con una serie di tornanti su gradoni di roccia e radici e abbiamo fatto un sacco di metri di dislivello, non è complicato però un po' faticoso. A un certo punto però sulla destra c'è la deviazione per le miniere di manganese, speravamo fossero aperte, in realtà ci sono un po' di cartelli che spiegano la storia ma l'ingresso è qua ed è severamente vietato entrare, proprio sbarrato. Facciamo lo stesso test invece con l'audio del microfono della XT3. Sembra molto meno metallico ascoltandolo dagli altoparlanti interni alla macchina, però magari è solo colpa di questi ultimi. I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking cause you're holding it back. Allora, in realtà proseguendo per un po' si incontrano altre tre grotte, quest'ultime sono visitabili, anche se si entra veramente pochissimo e sono praticamente subito invase dall'acqua, però perlomeno si può andare un po' più avanti. Ora, il cartello segna Otro qui a destra, quindi si risale sulla montagna e dovremmo raggiungere il rifugio finalmente. Let it all out of me.
finale di salita finalmente siamo usciti dal bosco e ci siamo ritrovati in questa bellissima piana completamente verde. Sono per lo più pascoli non calpestabili, ma ci sono comunque vari sentierini che permettono di andare oltre. Il 203 prosegue in direzione di vari passi, di anche alcuni laghetti. Volendo si può anche andare avanti e poi tornare indietro dopo facendo un giro d'anello, però ormai è tardi, quindi ci fermiamo qui tra queste baite in pietra, alcune tra l'altro abitabili, e poco prima abbiamo incontrato anche un rifugio e un bar, quindi volendo ci si può fermare lì anche per mangiare e dormire. Che dire, mi ha stupito veramente in positivo questo posto, avevo visto solo un paio di foto, però sono contento di essere venuto qua sopra. Purtroppo non abbiamo tempo di fermarci al tramonto, però pazienza. Ora torniamo lungo il 203, e che dovrebbe essere molto più rapido durante la discesa, circa 50 minuti per tornare al centro del paese. Tornati ad Alagna, prendiamo l'auto e ci dirigiamo in albergo. La mattina successiva però ci svegliamo presto, direzione Rifugio Crespi Calderini. Successivo e oggi saliamo al rifugio Calderini seguendo il sentiero glaciologico. Il parcheggio è ad Alagna, l'ultimissimo parcheggio disponibile, costa 2 euro per tutta la giornata. Da lì volendo parte una navetta che porta nei pressi della cascata Acqua Bianca o del rifugio Pastore. Però se si vuole si può anche camminare, c'è una strada parallela a quella asfaltata che si porta sull'altro lato del fiume Sesia e in circa un'oretta conduce al rifugio Pastore. Da lì vedremo un orto botanico, una cascatella, un orrido e poi inizieremo la salita verso il rifugio Calderini. You always said we were the good ones. Like an 18 minute thriller movie. I always knew you always meant it. Ok, poco fa il sentiero è tornato ad immettersi sulla strada dove passano le navette. L'indicazione per il rifugio Pastore è sulla sinistra del fiume Sesia, però dalla mia mappa vedo che seguendo la strada delle navette si arriva a un paio di punti panoramici sul fiume. Alla cascata è un punto dove si dovrebbe vedere un canyon, un orrido, quindi adesso abbiamo deviato a destra, stiamo percorrendo la strada asfaltata che non durerà molto, solo 90 metri di dislivello. Arriviamo al parcheggio dei pulmini e vediamo se effettivamente ci sono punti panoramici interessanti anche da lì. Intanto elicottero che continuano a passare a portare roba. Però quasi arrivati, dovremo vedere la cascata a brevissimo. Arrivati al piazzale delle auto, qui alle mie spalle c'è la cascata Acqua Bianca, se non mi sbaglio. Me l'aspettavo un po' più grande, il volume d'acqua è veramente ridottissimo in questi giorni. Però vi consiglio di non guardare dal ponticello sotto, ma di percorrere tutta la strada asfaltata fino all'ultimo parcheggio, perché lì inizia un brevissimo sentiero che vi consente di avvicinarvi un pochetto. E poi volendo si può passare sulle rocce fino ad arrivare al centro della cascata se non è troppo piena d'acqua. Comunque, luce disastrosa, acqua non ce n'è troppa, quindi poche foto. Però adesso là avanti ho visto il cartello e da lì c'è veramente pochissimo per il rifugio Pastore e poi inizieremo la salita vera e propria. Misunderstood.
sentiero sbuca su una bella piana con vista sulla parete del Monte Rosa. Dovrebbe migliorare via via con il continuare della salita, però ora abbiamo deviato un attimo a destra appena dopo il rifugio Pastore, perché qui c'è un orto botanico molto piccolino, carino, con tutte le varie piante con i loro nomi. La visita è completamente gratuita, purtroppo questo forse non è il periodo migliore per ammirare le fioriture, però ci accontentiamo, abbiamo fatto un giro rapido ed ora iniziamo a seguire le indicazioni per il rifugio, che da qui segnano solamente 45 minuti, quindi siamo perfettamente nei tempi. Superato il rifugio Pastore, iniziamo la salita, che per il primo tratto si mantiene poco ripida e molto semplice. Dopo circa 30 minuti giungiamo ad una cascata e, seguendo i cartelli, svoltiamo a sinistra, iniziando ad inerpicarci su una serie di gradoni di roccia. Siamo sbucati sulla piana dove sorge il rifugio ed è incredibile. Praticamente c'è una distesa di verde dove scorre un fiumicello, tra l'altro quasi tutto raggiungibile tramite dei sentieri. Dall'altra parte una parete di roccia verticale e una immensa cascata, non so quanti metri siano, almeno 80-100 metri, non sapevo nemmeno ci fosse, quindi dopo cerco il nome. Sopra c'è anche una costruzione, forse una funivia. Comunque, nella prima parte della piana ci sono una serie di casette in pietra come quelle viste ieri, e una di queste è appunto gestita dal rifugio. Probabilmente ci fermeremo lì per mangiare perché non abbiamo portato molto. Tra l'altro poi ho chiesto a un paio di persone e pare che girando qua a destra si possa raggiungere un bel vedere dal quale diventa di nuovo visibile il ghiacciaio del Monte Rosa, perché ora è un po' coperto. Prima, durante la salita, l'abbiamo sempre avuto davanti a noi ed è stato fantastico, ma una volta giunti alla cascata abbiamo deviato a sinistra e durante la deviazione per raggiungere poi quest'Alpe è tutto un po' coperto da delle rocce, però salendo di sopra dovremmo riguadagnare la vista sul ghiacciaio e poi andando oltre si raggiunge un'Alpe nei pressi appunto della morena del ghiacciaio. Quindi è mezzogiorno, ci fermiamo, mangiamo, valutiamo un po' il da farsi, non so se raggiungere quella cascata o avvicinarmi oppure preferire il belvedere. Ci sono un sacco di opzioni, purtroppo non si riuscirà a far tutto. Allora, mangiato al rifugio, dosi veramente molto abbondanti. Ora, appena dopo pranzo, abbiamo deviato sulla destra per raggiungere il belvedere, che veramente è proprio lì a due passi, in 5 minuti arrivate. La cosa carina è che da lì si riesce a guadagnare appunto nuovamente la vista sulle pareti del Monte Rosa, anche se ancora parzialmente coperta. Quindi, volendo, il sentiero prosegue mantenendo la sinistra, perché quello di destra scende, e si mantiene sulla cresta di questa montagna erbosa fino a raggiungere probabilmente un'altra Alpe e un altro rifugio. Adesso noi andiamo avanti fino a un po', ci sono dei recinti per le mucche, ci fermeremo nel punto dove la vista sul ghiacciaio è migliore, ma già da qua è veramente veramente fantastica. Quindi se salite su questa piana, vale la pena vedere la piana, vale la pena vedere il rifugio, però prendetevi quei 10-15 minuti per salire anche qua sopra. Tra l'altro, dall'alto, tutta la distesa di verde accanto al rifugio risalta ancora di più e si vede benissimo il corso del fiume e la cascata.
to try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that. Scendendo raggiungiamo nuovamente il prato del rifugio pastore e lì imbocchiamo il sentiero Kai 206, non prima però di esserci fermati un po' a giocare con un cannocchiale. Da qui si riesce a vedere perfettamente il punto panoramico dove ci trovavamo poco fa. I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything is complete. Do you know how much I love? Allora, abbiamo continuato la nostra discesa verso il rifugio pastore. Una volta arrivato a quest'ultimo abbiamo imboccato il 206, sentiero più diretto che porta subito alla strada. Me l'avevano raccontato come un sentiero molto semplice e in effetti quando arriva verso il fiume è molto piacevole e semplicissimo, però il tratto precedente è una lunghissima discesa solamente su gradoni di roccia anche abbastanza alti, quindi alla lunga potrebbe anche far male alle ginocchia, però finalmente adesso vediamo la strada, quindi dovremmo essere quasi arrivati. Allora, purtroppo l'avete notato, in montagna non sono riuscito a ritagliarmi il tempo per commentare il microfono, quindi per chi è interessato ci ritagliamo questi ultimi 2-3 minuti per parlare di questo Lark 150, con la consapevolezza però che farò una recensione molto più approfondita sul mio blog, link in descrizione. Partiamo subito dalla qualità audio. Sentendo le clip registrate sugli altoparlanti della mia macchina, il suono sembrava molto metallico e gracchiante, ma fortunatamente mettendo tutto su PC poi mi sono reso conto che effettivamente la qualità è abbastanza buona, anzi direi ottima per il tipo di microfono e per il fatto che trasmetta tutto senza fili. Ovviamente c'è da dire che in condizioni ottimali, quindi quando non c'è vento, quando non c'è rumore di fondo, la qualità registrata anche solamente dai microfoni della mia XT3 è equiparabile. Se poi avete tempo di editare un attimo il file audio su Premiere, penso che diventino quasi indistinguibili. Questa cosa si capisce molto dalle clip registrate dove c'era la grotta lì nel bosco, non c'era riverbero, non c'erano suoni, non c'era vento e la qualità è molto simile. Il vantaggio però di utilizzare un microfono con una capsulina di questo tipo è proprio la comodità in primis e in secondo luogo la possibilità di piazzare così facilmente un filtro antivento. Il filtro fornito è comodissimo, si inserisce nel buchino del jack, sta fisso, non si muove più e praticamente ha eliminato tutti i problemi del vento che sono molto tipici in montagna. Quando eravamo al rifugio il vento tirava, ma l'audio è pulitissimo, non si sente niente. Con i microfoni della macchina ovviamente non avrei mai e poi mai potuto registrare una clip in quella situazione, quindi da questo punto di vista super contento. Per quanto riguarda invece i rumori di fondo mi aspettavo qualcosa di più. Si tratta comunque di un microfono omnidirezionale, non è un microfono a clip, non è uno shotgun, non posso pretendere che registri solamente la voce di chi parla, però i rumori di fondo effettivamente si sentono, si sentiva il torrente, le pale dell'elicottero hanno fatto un casino assurdo e la clip è stata molto rovinata per esempio. Alla fine comunque la mia voce era sempre distinguibile, probabilmente con la mia macchina non si sarebbe più capito niente in quelle situazioni, quindi riesce a limare un po' il rumore di fondo, però sono comunque presenti e ora che lo so anche che dovrei regolarmi di conseguenza. Con un microfono di questo tipo non si può registrare a due passi da un torrente, non si può registrare se stanno passando delle macchine su una strada, non si può registrare se si è attaccati a una cascata. Speravo di poterlo fare, però ecco, ora ho capito che non si può fare.
Per quanto riguarda la facilità d'uso, anche qua siamo su altissimi livelli, è comodissimo e semplicissimo. Tirate fuori il microfono, tirate fuori il ricevitore, in 3 secondi si sincronizzano e siete pronti a registrare. La capsulina è piccolissima, si mette qua, l'ho tenuta praticamente sempre in tasca e quando mi serviva l'ho tirata fuori. Il fatto inoltre che la clip sia così grossa e resistente permette anche di agganciarla ai vari legacci dello zaino, quindi non l'ho quasi mai utilizzata sulla maglietta, ma l'ho quasi sempre messa sullo zaino. Anche questa è un'altra cosa molto comoda. Per quanto riguarda il ricevitore, invece, è piccolo, è leggero, però purtroppo l'aggancio per fissarlo sulla slitta delle flash non è quello tipico di qualsiasi microfono shotgun, ma può essere inserito solamente in un verso, e questa cosa ha 2 vantaggi. In primo luogo, se vogliamo utilizzare la macchina per vlog, le manopole di regolazione e lo schermo con tutte le impostazioni sono dall'altra parte, quindi non vedrete niente. In secondo luogo, queste manopole in plastica tendono a sporgere un po', perlomeno sulla mia macchina, sulla mia XT3, che è abbastanza piccolina, e nello sporgere vanno parzialmente a coprire la parte dell'oculare, quindi ogni volta che volevo mettere l'occhio sulla macchina finivo per sbattere con la fronte su queste manopole, sui pezzi di plastica del ricevitore. Ovviamente situazione molto scomoda, perché io non sono abituato a registrare e far foto solamente con l'LCD, e devo ammettere che mi ha dato fastidio. Va anche detto però che è un problema tipicamente della mia macchina e del mio modo di far foto e video. Magari con una macchina un po' più grandi questo volume non dà fastidio, oppure se avete una macchina appositamente pensata per i soli video non vi darà troppo fastidio avere coperto l'oculare, perché magari per foto e per altri utilizzi avete la vostra seconda macchina lì pronta. Invece, per come sono abituato io in montagna, faccio tutto con la mia XT3, registro vlog, registro video, faccio fotografie, e avere l'oculare sempre parzialmente coperto è veramente fastidioso, ed è un peccato perché poteva essere tutto facilmente risolto con un aggancio normale che permettesse quindi anche di montare il ricevitore nel verso opposto. Ho provato a ovviare al problema con questo piccolo aggeggino, costa 5 euro, un metallo molto molto scadente, che sostanzialmente si monta sulla slitta del flash e permette di avere 3 agganci ulteriori in posizioni diverse. In questo modo possiamo montare il ricevitore un po' più in alto e possiamo anche aggirarlo dall'altra parte. Ovviamente è un accrocchio così alla buona e forse crea anche troppo volume sulla macchina, comunque è un possibile modo per risolvere il problema. Quindi complessivamente mi sono divertito, mi reputo abbastanza soddisfatto. Questo sistema ha indubbiamente diversi pro: in primis la possibilità di registrare l'audio stando un po' distante dalla macchina, quindi non utilizzandola solamente tipo vlog, tenendola in mano, ma mettendola anche sul cavalletto e spostandosi un po', che è un tipo di ripresa che mi piace, ha senso per i miei video. Però ci sono anche diversi contro. Nella recensione scritta cercherò di approfondire tutto col maggiore dettaglio possibile, vi allegherò anche un paio di video per far sentire la qualità audio anche di altri strumenti che utilizzo per registrare normalmente i miei video su YouTube, e se avete qualsiasi domanda o dubbio fatela adesso, perché mi servirà e mi sarà utile per arricchire un po' la recensione. Benissimo, detto tutto, like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere se conoscevate questi posti, fatemi sapere se utilizzate questo sistema di microfoni, e noi ci vediamo domenica prossima alle 13 con un nuovo video.